Il tratto di costa della penisola che prende il nome da Amalfi si caratterizza per la verticalità del paesaggio. Tutta la zona infatti si presenta come una continua bastionata di roccia interrotta solo dalla fertile valle dei tramonti che declina verso il mare dagli alti pianori dei Monti Lattari e che ospita, nel punto in cui raggiunge la fascia costiera, la splendida cittadina di Maiori. La roccia calcarea è la vera protagonista della costiera. Una roccia nuda, brulla, dall'aspetto possente eppure friabile, corrosa dalle acque che nei secoli hanno dato luogo a profondi valloni, dalle pareti minutamente incise, ascissure, fiordi, terrazze e da un caotico e allo stesso tempo armonico insieme di massi ciclopici, di pinnacoli, di torrioni, di buglie. Chi arriva da Amalfi per la prima volta, quando si sarà riavuto dallo stupore di uno scenario unico al mondo, si chiederà come una cittadina di appena 6.000 anime abbia avuto una storia così gloriosa ed abbia potuto degnamente competere con città più famose e popolose come Venezia, Pisa e Genova. Ad ogni passo, in ogni vicolo, per le stradine dell'interno, è una continua evocazione storica. La suggestione è talmente tanta che da un momento all'altro sembra possa apparire dietro un angolo, ad una svolta, ora un mercante, ora un nobile, ora una popolana, con i loro antichi abiti ricchi di merletti e di stoffe orientali. La penisola sorrentina e la costiera amalfitana di Giampaolo Infusino, Litorama Edizioni, 1996.